Ciao a tutti, questa video recensione è su Jared Diamond, Armi, Acciaio e Malattie, un saggio del 1997 uscito per i tipi Einaudi nel 98. Io ho una vecchia edizione di Einaudi tascabili, questa qua, quelle con il dorso arancione che adesso non fanno più, è stato riedito in collana Super ET qualche anno fa. Questa ha una prefazione di Luca e Francesco Cavalli Sforza, i due famosi genetisti italiani. Il presupposto di Jared Diamond, da cui prende le mosse l'intero volume, è la domanda di Yali. Yali era un politico locale della Nuova Guinea che Diamond aveva incontrato all'inizio degli anni 70. La domanda di Yali era: perché gli occidentali hanno conquistato il mondo di fatto con il colonialismo? Perché Montezuma non è sbarcato in Spagna e ha fatto prigioniero il re di Spagna? Nel rispondere alla domanda, Diamond analizza praticamente tutta la storia umana. Infatti, il sottotitolo recita Breve storia del mondo negli ultimi 13.000 anni. E mai sottotitolo fu più azzeccato di questo, perché a partire dagli eventi della Mezzaluna Fertile, e ovviamente confrontandoli con gli eventi altrove nel mondo, Diamond cerca di dare una spiegazione più che altro ambientale del successo dell'Occidente rispetto al resto del mondo. È molto abile nel farlo, nel ricucire teorie varie, soprattutto quelle ambientali. Sicuramente non è un'idea originale di Diamond, ma che lui ricostruisce con grande abilità. Il tutto parte ovviamente dall'idea di coltivazione e di domesticazione. Perché, in parole povere, le coltivazioni che sono state intraprese per la prima volta nella Mezzaluna Fertile rispetto ad altre aree del mondo, in Sud America piuttosto che in Australia, anzi, non in Australia quanto in Nuova Guinea, quindi il paese dal quale proveniva Yali, sono di tipo diverso. Diamond riesce a dimostrare sostanzialmente che le coltivazioni della Mezzaluna Fertile erano più resistenti, ma soprattutto che i territori su cui hanno attecchito, la Mezzaluna Fertile, infatti, adesso come adesso, per esempio, è un deserto, è l'area iranica e irachena, per effetto del disboscamento, dell'uso intensivo delle coltivazioni. Però il tipo di colture che sono nate in quell'area erano più adatte a sopravvivere, ad adattarsi ad altri climi, e hanno avuto per esempio più successo in Europa. Le coltivazioni altrove nel mondo invece erano meno adatte a questi scopi, e quindi il fatto che fossero più incostanti e garantissero una resa minore e meno sicura ha impedito uno sviluppo di un certo tipo di continuità e quindi di un certo tipo di società. Stesso discorso, per esempio, Diamond fa anche sulla domesticazione degli animali. Gli animali allevati nella Mezzaluna Fertile all'origine della civiltà occidentale erano certamente più adatti rispetto ad altre specie, per esempio quelle africane. Le zebre sono inadatte alla domesticazione laddove il cavallo lo è, per dire un esempio. E quindi alla lunga questo ha potuto garantire un benessere che nel tempo si è sviluppato secondo forme a noi notissime. Ovviamente Diamond non è un sostenitore della teoria della supremazia bianca, e questo va chiarito. Anzi, descrive con grande dovizia di particolari le abilità degli altri popoli della Terra. Soprattutto ha un bellissimo capitolo dedicato ai grandi navigatori polinesiani, che non avevano nulla che invidiare con i navigatori, i nostri esploratori geografici. Un popolo che ha conquistato e ha navigato per migliaia di chilometri di mare aperto, ha conquistato dei lembi di terra piccolissima, riuscendo a centrare in maniera con assoluta precisione questi isolotti, e ha colonizzato praticamente tutto il Pacifico. Ovviamente portato anche l'esempio della flotta cinese che alla fine del 400 partì dalle coste cinesi per esplorare praticamente quasi tutto il mondo, cioè arrivò fino alle coste del Madagascar dell'Africa. Ma qui si inserisce l'altro fattore che Diamond denuncia, perché lui parla di successo in realtà euroasiatico delle coltivazioni e della domesticazione. Poi, nell'ultimo capitolo, forse in maniera più sbrigativa e meno approfondita rispetto al resto del resto del libro, cerca di entrare nel merito perché il successo degli europei piuttosto che il successo dei cinesi, che ovviamente ambientalmente erano ricchi tanto quanto, forse di più, dell'Europa stessa. Allora, perché non sono stati i cinesi
a conquistare il mondo. La Cina sì, era un potentissimo impero con una storia millenaria, delle tecniche avanzatissime che poi sono state anche importate in Europa, e noi lo sappiamo bene, la carta, i bachi da seta. Perché l'impero cinese, così avanzato nella tecnica e così potente dal punto di vista politico, non ha conquistato il mondo invece degli stati nazionali europei del 400? Beh, la risposta è proprio, dice Diamond, in questa differenza qua, ossia, come è noto, quella flotta cinese di cui stavo parlando, che esplorò quindi buona parte del mondo, al ritorno in patria fu bruciata per decreto imperiale, perché la fazione che salì al potere mentre era in corso questa grande esplorazione era avversa alla politica estera. E quindi, venendo bruciata completamente la flotta e i cantieri in cui è stata costruita, venne meno il know-how per poter continuare questa epoca di esplorazioni. Come sappiamo invece da noi, Cristoforo Colombo, per dirla banalmente, non trovando supporto in altre corti europee, trova però supporto nella corte spagnola. Quindi la conclusione di Diamond è: a parità di successo ambientale di tutta l'Eurasia, e il fatto che alla fine siano stati gli europei a colonizzare il mondo è dovuta proprio a questo elemento qui, ossia da noi non c'era un potere centralizzato. Quindi se Cristoforo Colombo poteva venire rifiutato dal re di Francia, dal re d'Inghilterra o da qualche staterello italiano, poi ha trovato però successo presso la corte spagnola. Questo in Cina non era possibile, l'impero era con una compagine unica e centralizzata. Se per decreto imperiale veniva impedito di esplorare e di navigare fuori dalla Cina, questo decreto era per sempre, non c'era possibilità per un cinese di andare presso un'altra corte a chiedere il sostegno economico e politico. Questa è una lettura assolutamente affascinante e interessante, che dovrebbe avere più credito anche, penso, e lo dico da ex studente del liceo, presso gli studi superiori, i licei, perché riesce a dare un nuovo ordine al disordine che è stato inculcato da decenni di pregiudizi che vengono continuamente reiterati nei testi scolastici. L'approccio di Diamond, che io ho riassunto sostanzialmente, è molto scientifico, riporta dei dati precisi. So che ci sono state delle forti e aspre critiche nei confronti di questo libro, e posso capire che gli specialisti possono storcere il naso all'approccio olistico di Diamond, ma l'approccio olistico è proprio quello che risulta affascinante dal punto di vista divulgativo, e Armi, acciaio e malattie comunque resta un libro divulgativo. E un libro divulgativo non magari facilissimo da leggere, e non ovviamente che si può leggere in una serata, però resta assolutamente accessibile, affascinante, e comunque dà l'occasione di poter approfondire in altre fonti quello che Diamond accenna.